vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere tra di loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è il vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me ed io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Grazie Signore Gesù per questo dono, per questo meraviglioso miracolo che tu conti ogni volta che noi ci accostiamo alla tua mensa per mangiarti. Quando noi mangiamo un cibo qualsiasi, è il nostro corpo che assimila il cibo. Quando invece mangiamo te, pane vivo disceso dal cielo, sei tu che ci assimili a te stesso. Per questo colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il nostro desiderio, vivere per il Signore, vivere per te. Adesso sei qui, adoriamo la tua carne e il tuo sangue. Questo è il mio corpo. E Gesù si immolò, occultandosi sotto le specie del pane. Adesso è lì, con la sua carne e con il suo sangue, con la sua anima e con la sua divinità. Così come nel giorno in cui Tommaso mise le dita nelle sue piaghe gloriose. Tuttavia, in molte occasioni tu giri al largo, senza nemmeno abbozzare un breve saluto di mera cortesia, come fai con qualsiasi persona conosciuta che incontri per strada. Hai molta meno fede di Tommaso. Fidati di me. Io desidero ancora una volta trasformarti nel mio corpo.